Lite in maggioranza anche sugli assistenti civici, 60.000 volontari che il governo con i comuni vuole reclutare per aiutare anziani e persone in difficoltà, innescano una polemica in cui prende posizione anche il Viminale, che lamenta di non essere stato consultato. Gli assistenti civici, precisano dal ministero, non saranno ronde, non faranno multe, aiuteranno a rispettare gli obblighi di distanziamento sociale, al limite facendo riferimento alle forze dell'ordine. Un'ipotesi esclusa dal ministero dell'interno, secondo cui non ci dovranno essere gravami aggiuntivi sugli agenti. I 5 Stelle chiedono al ministro Francesco Boccia di fare marcia indietro. Accordo senza pace sui concorsi della scuola. La maggioranza trova un'intesa notturna con il via libera al concorso straordinario per i precari. Si farà dopo l'estate e la prova a crocette sarà sostituita con uno scritto. Gli aspiranti sono 78.000, ma il sindacato resta contrario. L'accordo raggiunto non snellisce la procedura, perché sostituisce il quiz con una prova scritta a risposte aperte, a cui poi seguiranno formazione e prova orale selettiva, con il risultato che i tempi si allungheranno, ha detto Francesco Sinopoli della CGIL. La giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato si riunisce per decidere se concedere il via libera al processo contro l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, accusato dal tribunale di Palermo per sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio per il caso Open Arms. È la terza volta che la giunta vota sul leader della Lega. In principio fu il caso Diciotti, la cui richiesta di processo fu respinta. Il via libera fu concesso invece per il caso Gregoretti, con il processo inizialmente previsto a luglio e da poco slittato ad ottobre. Domani sarà deciso il voto del senatore ex Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso. I rumor lo danno in rotta di avvicinamento alla Lega. Proroga di 10 giorni per conoscere il piano di ArcelorMittal sull'ex Ilva e stato pronto a investire. Sono questi i due elementi principali emersi dalla riunione in videoconferenza avuta dal governo con i sindacati e vertici aziendali. Vogliamo avere un Ilva forte che produca tanto che sia leader mondiale. Lo Stato è disponibile a intervenire direttamente, ha promesso il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. ArcelorMittal vuole onorare gli impegni presi fino in fondo, ha ribadito la di Lucia Morselli. Perplessi i sindacati, secondo la FIOM il tempo è scaduto, governo e azienda non possono più sottrarsi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.